Mi vedete stamattina che sto un po' incriccatella? Eh sì, in realtà sì, perché ho proprio in mezzo alle scapole, all'altezza del collo, un po' di irrigidimento, per cui mi è venuta in mente una cosa. Abbiamo l'ortopedico, abbiamo l'osteopata, ma perché non facciamo torcicollo e cambiamo il copione? Che dite? Professor Franceschi, parliamo di torcicollo così aiutiamo Vira con questo piccolo problemino oggi? Cos'è il torcicollo? Certo, Vira, con piacere. Il torcicollo, dal nome, è praticamente la rotazione obbligatoria del collo da una parte, proprio perché i muscoli cercano di salvarci dal sentire il dolore se noi giriamo il collo da una parte. Tutto questo perché? Perché se magari giriamo il collo e siamo dritti, potremmo avere una piccola ernia nel disco che andiamo a schiacciare e quindi ci fa male, oppure per esempio potremmo aver preso uno strappo, uno stiramento dei nostri muscoli dal collo, oppure la classica freddata, come si dice volgarmente. E tutto questo, appunto, i nostri muscoli sono talmente contratti che ci mantengono il collo in una posizione in cui non sentiamo dolore. Giusto, ma vediamo proprio sul manichino dov'è che si localizza precisamente il dolore. Vedo che ha già cambiato i cerotti. Dove si localizza il dolore del torcicollo? Perché lei ha messo anche sotto la scapola, professor Franceschi? Tutti pensano che il dolore del collo sia localizzato qui a livello della cervicale. Questo è vero, anche a livello della testa. Ma il dolore del collo si sparge proprio dietro la scapola e tutti quanti molto spesso pensano che questo dolore sia un problema di spalla, ma in realtà la maggior parte delle volte è dovuto ad un nervo che viene infiammato a livello del collo. I nervi partono dal collo e vanno giù lungo la spalla, per cui anche se sono infiammati a livello del collo, danno il dolore, il segnale al cervello come se avessi un problema a livello della spalla e della scapola. Posso chiederle, ma è vero che questo dolore, il torcicollo, ti porta ad essere un pochino rimbambito, ad avere un po' di annebbiamenti, a sentire come se tu fossi avessi delle vertigini e fossi sulla vatta? Purtroppo sì, è molto frequente perché questo fenomeno delle vertigini accompagna molto spesso il dolore, perché chiaramente ci sono dei segnali che arrivano al cervello che ci possono portare appunto ad una e riduzione della sensibilità propriocettiva, quindi del senso di posizione. Senta, però io a questo punto, a parte che esami dobbiamo fare, poi vorrei il dottor Palombini qui perché ho bisogno anche tecnicamente di capire come si deve curare il torcicollo. Che esami dobbiamo fare? Quando il torcicollo non scompare dopo una semplice terapia medica, allora dobbiamo fare degli esami. Sicuramente una radiografia di base va fatta, ma l'esame principe è chiaramente una risonanza magnetica che ci permette di capire se ci sono delle ernie del disco. Certo. E in quel caso chiaramente andiamo avanti con le terapie e soprattutto passiamo al dottor Palombini che ci può aiutare con la sua manualità. Dottor Palombini, venga qui, anche perché il nostro paziente lì si è messo male perché gli abbiamo messo anche il collarino al manichino, no? Sì. Perché sta proprio inguaiato? Questo qui, poverino, aveva il dolore da almeno 15 giorni, aveva un'ernia al disco, quindi gli ho dovuto mettere un collarino. E anzi, guardate come si mette, non va stretto il collarino fino a soffocare, ma va posizionato proprio sotto al mento, semplicemente per mantenere la distanza tra il mento e lo sterno. Certo. Allora, invece passiamo, diventiamo operativi, dottor Palombini, torcicollo. Se non ho una persona brava a casa, posso provare a fare io da sola una sorta di manipolazione? Allora, sì, diciamo, se la situazione non è molto grave, possiamo anche fare un piccolo autotrattamento. Normalmente l'autotrattamento si inizia dopo che si è già fatto la terapia con una persona esperta, specializzata. Certo. Quindi diciamo che l'approccio migliore è di rivolgersi intanto a un medico o a un fisioterapista, scusate, esperto di terapia manuale, che possa iniziare a fare il trattamento più consigliato. Facciamo vedere che cosa posso fare. Allora, a me mi viene distinto mi viene distinto quando c'ho un po' di torcicollo, guardate, di fare così. Cioè io faccio le mie circonduzioni, però non totali, perché so che non si possono fare avanti e indietro. Ma diciamo che l'istinto porta prima a premersi. Il grande istinto della persona, la prima terapia creata, la terapia creata dall'uomo, è la pressione. Quando un bambino ha mal di pancia, si preme. Facciamo vedere come.
Ci faccia vedere come, va? Allora, quando si ha mal di testa ci si preme. Quindi questa è una tecnica inventata da un maestro giapponese molto famoso. Ricordo che lo shi-atsu, shi-dito, atsu pressione, è una tecnica che in Giappone è riconosciuta come terapia ufficiale. Quindi noi stiamo adesso dando dei piccoli consigli, ma la cosa non è così semplice. Quindi si può iniziare a fare delle pressioni molto semplici. Il professore ha detto una cosa molto interessante, è il nervo, ma il nervo crea dolore, quindi il dolore cosa crea? Un atteggiamento di difesa del muscolo, certo. Quindi il muscolo si contrae e quindi spesso, qui il professore mi può confermare, la reazione al dolore diventa quasi peggio, no, della causa scatenante. Anche a destra? Quindi, allora, normalmente, questo è un concetto molto, diciamo così, di medicina manuale, si tratta sempre la parte sinistra del corpo, anche inizialmente, se il dolore è a destra, perché a sinistra la soglia dolore è più alta, perché l'asse vascolare fa sì che la soglia dolore impedisce che il dolore si senta, quindi noi trattiamo sempre prima la parte sinistra del corpo, non perché c'è il cuore, ma perché questo pulsare dei vasi fa sì che la soglia dolore è più alta, quindi si inizia sempre a trattare a sinistra e poi si tratta anche a destra, quindi si va anche dall'altra parte. Questo lo possiamo fare anche noi da soli, vero? Questo si può fare anche noi da soli, perché per esempio possiamo metterci davanti a uno specchio la mattina, ecco, e fare delle piccole pressioni. Io già ho detto il concetto fondamentale di pressione, perché molti dicono quanto devo premere, non c'è una pressione classica, è la sensazione, bisogna sempre creare una sensazione piacevole, mai troppo dolorosa, non si lavora mai sul dolore. Io devo capire una cosa, lei mi ha fatto delle piccole pressioni con le sue mani, che io, ma io dico ho le mani che esperte. Sono delle mani d'oro. Sa come mi sento, ma dico davvero, io sono, penso che mi conoscete da 10 anni, io faccio televisione reale, io mi sento un po' così. Beh, è come se mi avesse sciolto. Cosa ha detto il professore prima? Crea delle vertigini il collo, quindi del bene e del male, così ha un'alterazione della propriocezione, come si dice, di tutti questi stimoli, per cui si ha una sensazione particolare. Beh, ma è buono, come idea, quindi vuol dire che il trattamento... Prossima volta facciamo shiatsu con lei, se... A e anche perché no, col professor Francesco Franceschi, vediamo quale parte del nostro corpo. Mi piacerebbe corpo. Fare shiatsu al professore, così il professore vede qual è l'effetto. Ecco, sdoganiamo una vecchia durezza, no? Sì. Quella degli ortopedici nei confronti degli osteopati. Noi a Buongiorno Benessere possiamo far fare shiatsu da un osteopata shiatsu da un medico osteopata a un medico ortopedico. Bene, no, sicuramente bisogno. Allora,